117.826 è il numero tatuato sul braccio dell'uomo che ha salvato oltre 5.000 ebrei dal genocidio. Il questore di Fiume Giovanni Palatucci aveva 36 anni quando il 10 febbraio del 1945 morì nel campo di concentramento di Dachau. Tante autorità civili e militari si sono ritrovate questa mattina in Piazza Italia a Pescara, vicino all'ulivo e alla targa che porta il suo nome. Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il questore Luigi Liguori e il sindaco Carlo Masci hanno ricordato la figura di Palatucci, medaglia d'oro al merito civile riconosciuto giusto fra le nazioni. Nel 2002 è avvenuta la sua beatificazione. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli alunni del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara e una studentessa ha ricordato un aforisma di Cicerone: non siamo nati soltanto per noi stessi. Giovanni Palatucci è stato un eroe, è stato ed è un eroe perché le sue idee continuano a camminare. E noi vogliamo che le sue idee passino anche tramite le nuove generazioni, per cui ho dato l'incarico a questi studenti del liceo classico di approfondire la tematica del suo gesto. Gli eroi a volte sono inconsapevoli. Io vedo una situazione paradossale, intervengo. Ma lui era un eroe consapevole, lui sapeva che con le sue azioni che sono durate dal 1937 al 1944 avrebbe rischiato la deportazione, perché poi essendo un funzionario di polizia conosceva bene quali erano i meccanismi della Gestapo e della soluzione finale di Hitler. Quindi è un eroe consapevole, possiamo dire, ed è un eroe scomodo. Mi è piaciuto leggere prima una lettera che lui ha fatto ai genitori in cui denotava il cattivo rapporto che aveva con le istituzioni, anche con i suoi superiori, e diceva: io sono diverso da loro, loro sono diversi da me, lo sappiamo, ci rispettiamo ma lo sappiamo. E poi ha detto: posso fare un po' di bene, in quella lettera che io ho letto prima, se volete vi do il testo, alludendo a quello che stava facendo. È chiaro che non potevi in quel periodo dire espressamente quello che accadeva, anche perché si faceva la lettera passava la censura, veniva spedita, ci metteva 15 giorni per arrivare, eravamo nel 1941 in questo caso. Quindi è un personaggio che, insieme a Salvo D'Acquisto, secondo me sono gli eroi più cristallini che possono avere le forze di polizia in Italia.